quasi la, diciamo, per i seminari secondo me la totalità, quindi 3.000 iscritti, e attraverso corsi di 16 ore, quindi un po' più intensivi, in cui si mostra anche come si fanno i calcoli, almeno la metà degli iscritti, quindi 1.500 persone. Il risultato è che il numero di contenziosi... Giuliano Villi, componente del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati, siamo a Expo Edilizia, in un tour che stiamo facendo per l'Italia, dove andiamo a sensibilizzare sostanzialmente i nostri colleghi per quanto riguarda l'edilizia e l'ambiente sostenibile. Relatori principali, oltre all'eccellenza dei nostri geometri, a cui magari facciamo riferimento dopo, Norbert Lancer, già direttore di Casa Clima, Edoardo Zanchini, presidente di Lega Ambiente, nonché quattro colleghi che si occupano di efficientamento energetico dal punto di vista del rivolto edilizio, di infissi e modi per andare a sostituirli, inquinamento acustico, di fitodepurazione. Quattro eccellenze che si sono trovate all'interno dei nostri colleghi, e non sono le sole. Tutti i soci di AGICAT, una associazione promossa dal Consiglio Nazionale che si sta occupando di questo importante aspetto. Credo non ci sarà più possibilità di costruire nuovo, no? Non ci sono esigenze per costruire nuovo, c'è bisogno di andare a rendere efficiente il patrimonio edilizio che abbiamo. Per questo ci vuole una grande opera di formazione, cioè dobbiamo virare e andare a formare i nostri iscritti. Questo appuntamento serve soprattutto per l'area di Roma, ma per tutto il centro Italia. Ne abbiamo già fatto uno a Catania, ne abbiamo già fatto uno a Campobasso, replicheremo attorno a Napoli, abbiamo già fatto Bologna, abbiamo già fatto qualcosa a Perugia, in una attività di sensibilizzazione, come dicevo prima, che credo rivesta una importanza per il futuro prossimo della nostra professione. Allora, sono Mariangela Scotti e ho fatto moderatore in questa giornata, è la quinta giornata che portiamo in giro per l'Italia sull'ambiente, e faccio parte di AGICA, che è un'associazione del Consiglio Nazionale Geometri, e come collaboratori ufficiali abbiamo il Norbert Lancer, che è ideatore di Casa Clima, e Edoardo Zanchini, architetto, che è Lega Ambiente. Queste giornate che noi facciamo appunto hanno questi due personaggi importanti, ma poi hanno anche come relatori i geometri che io chiamo geometri eccellenti, che adesso andremo poi a sentire. Norbert Lanchner, sono l'ideatore del progetto Casa Clima. Ritengo molto molto importante oggi la formazione per poter innescare un processo che ci porta a una nuova interpretazione del modo di progettare, di costruire e di vivere i nostri ambienti. I geometri ovviamente hanno una grandissima importanza in questo percorso, perché sono loro gli attori che hanno in mano un prodotto di una lunga vita, di una lunga durata, per cui l'errore di oggi me lo trascino per generazioni. Per cui la formazione è importantissima per poter anticipare questo futuro, che sarà di una nuova era, un'era che dovrà essere più intelligente nell'uso delle risorse e dell'energia. Però il primo grande passo è proprio l'apertura mentale che può essere quell'elemento che riusciamo a trasportare in questi incontri, in queste occasioni di formazione, perché fanno scaturire quella fame che è necessaria per creare la motivazione di intromettersi, di utilizzare questi sistemi, queste tecnologie, questi materiali che ci permettono di minimizzare il consumo energetico, di creare un maggior comfort abitativo e un maggior rispetto dell'ambiente.
Io sono Edoardo Zanchini di Lega Ambiente e ho partecipato volentieri a questa giornata di formazione e credo che sia particolarmente importante puntare per tutti i tecnici del territorio, in particolare i geometri, su questi temi di innovazione ambientale. E non solo perché oggi la consapevolezza dell'importanza di questi temi è cresciuta e c'è bisogno che qualcuno avvicini questi temi alle persone, al territorio, ma anche perché ci sono delle possibilità enormi di intervento che possono migliorare la vita delle persone, cioè di chi abita nelle case, e poi creare anche delle competenze che possono essere sfruttate nel mercato del lavoro. È per questo che i geometri sono un punto di riferimento fondamentale. Questa mattina abbiamo sentito tantissimi interventi con un punto di vista rispetto alle possibilità di intervento per migliorare il modo in cui si vive nelle case, per spendere meno, per avere degli ambienti più salubri, consumare meno energia e meno acqua, tutti con una grandissima competenza che dimostra come il settore delle costruzioni sta cambiando e sono tanti segnali positivi, ma che solo con la formazione si può continuare a crescere in questa direzione. Per cui la formazione è fondamentale e bisognerà continuare nei prossimi anni in questa direzione. Baldo Claudio, geometra, sono attivo sotto il profilo del contenimento energetico da qualche anno, visto che ormai l'urgenza è assolutamente impellente e non è il caso di procrastinare ad altro i tempi, per cui bisogna per forza partire indipendentemente da quelli che sono i regolamenti, indipendentemente se la comunità europea abbia i suoi tempi. Credo che dobbiamo dimenticarci i tempi della politica e comunque avere un approccio forte e indipendente, comunque perché è necessario a questa tematica. 10 anni di tempo, per cui il 2020, sono assolutamente domani mattina per la parte normativa, e di conseguenza diventa impellente anche arrivare a una formazione necessaria, perché altrimenti rischiamo di arrivare al momento dell'entrata in vigore di tutte le normative senza la preparazione anche tecnica necessaria per affrontare questa sfida. Mi chiamo Leonardo Baldassari, sono un geometra libero professionista. La formazione per i professionisti è estremamente importante, anche perché dal punto di vista delle costruzioni i materiali sono sempre completamente nuovi, quindi bisogna mantenersi sempre aggiornati. Appunto per questo la nostra associazione AGICAT, Associazione Geometra Italiana Consulenti Ambiente e Territorio, mette a disposizione svariati corsi di aggiornamento professionale per i propri iscritti, quindi per gli iscritti sei collegi e gli iscritti all'associazione. In particolare mi occupo delle componenti trasparenti degli edifici che stanno subendo trasformazioni incredibili, grossissime, enormi, rispetto ai prodotti che solo pochissimi anni fa venivano utilizzate. Quindi in questo corso che mettiamo a disposizione degli associati si studiano tutti i vari sistemi di vetrazione, di sistemi ad acqua mura, nuovi controtelai, nuovi materiali, appunto per fornire sempre più edifici e materiali, quindi per avere edifici a bassissimo consumo energetico, energia quasi zero, come appunto la Comunità Europea dal 2020 stabilisce. Mi chiamo Agostino Cervi e mi occupo di acustica, che è diventata oggi un tema particolarmente interessante perché al di là degli obblighi normativi, il DPCM 512/97 e tutta la normativa vigente, al di là del comfort abitativo è diventato un tema fondamentale di confronto con l'isolamento energetico, perché la scelta dei materiali e le metodologie costruttive devono essere fondamentalmente unite alle scelte che sono sia di risparmio energetico che di realizzazione di un involucro confortevole, e da questo punto di vista la formazione diventa fondamentale per evitare errori, poiché il geometra è un attore nella parte di progettazione ma anche di direzione lavori. Pertanto la necessità che conosca anche le tematiche acustiche diventa assolutamente importante, perché copre ruoli che sempre più, che storicamente ha coperto e che sempre più andrà a coprire nella progettazione edile. Mauro Laio, geometra, da 10 anni mi occupo di acqua, tematica acqua all'interno del mondo dell'edilizia, della pianificazione e dell'urbanistica. Credo che la formazione sia centrale, è centrale perché nella mia storia personale quello che mi ha consentito di innamorarmi di questa parte della professione e di svilupparla, tanto da farla diventare veramente la mia professione, è stata proprio la formazione. Io ho visto che all'interno dei percorsi l'acqua veniva completamente trascurata,
c'era una dimenticanza completa sia della parte depurativa che del recupero delle acque piovane che del trattamento in generale. E io lì ho avuto questa piccola illuminazione dicendo: io voglio occuparmi di questa cosa. E siamo arrivati ad occuparci in maniera molto approfondita, studiando con molta intensità anche il cantiere per consentire a chi utilizza questi sistemi di essere avvantaggiato. E quindi credo che il professionista possa in questo modo avvantaggiarsi di questi 10 anni della nostra esperienza per portare un plusvalore a se stesso, al cliente e non ultimo quello che io chiamo il terzo socio, che è l'ambiente nel quale noi operiamo.